fino a pochi mesi fa c'era una categoria di differenza tra le due formazioni. Se in un caso quella categoria di differenza si è colmata con una straordinaria promozione nella massima serie, nell'altra invece vincere tutto è servito a mettere le mani anche su uno storico scudetto, oltre che gli altri più ambiti titoli nazionali. Questo è Città di Falconara Irpinia, è la prima giornata di Serie A femminile. Ben ritrovati da Giacomo Giampieri. Paglia numero 9 che tocca subito per Ziero e siamo partiti. Un'altra delle nuove per la squalifica era Bitonto l'anno scorso, subito praticò, palla di ritorno per Rosso, la conclusione arriva Tati di Matijević, la copertura di Di Biase, riparte Tati a tutta velocità, Tati sterzata, palla in profondità per Isa Pereira, la mette a sedere, un'avversaria, poi il pallonetto, salva sulla linea a Reggio, ottima risposta ancora, calcio d'angolo filato a Tati, il pallone fuori, Ferrara con la fascia da capitano e con il solito mancino splendido la infila sotto l'incrocio dei pali, il vantaggio del Città di Falconara arriva dall'unica marchigiana in campo ed è un gol bellissimo della numero 21, 1-0 Città di Falconara. Che alza la testa, vede il movimento di Ribereite, si butta dentro il capitano, ancora Ribereite che conclude, murata da Tati, poi Moreira, Ziero, Ribereite, cerca il mancino. Tati. Poi Pato. Pato! Falconi attenta sul primo palo, chiude. Un rischio però da una parte e dall'altra perché il Città di Falconara poteva trovarsi scoperto, non lo fa in questo caso perché Pato esce benissimo e poi Ferrara cerca un gioiello. Ferrara rischia Isa Pereira, ma Chiarella col mancino testa i riflessi di Di Biase. Gestione della squadra di Neri, osserva attentamente, lancio per Isa, bella l'iniziativa, pratico l'esultanza rabbiosa della numero 5 che alla terza palla giusta fa gol, quello del raddoppio ed è importantissimo per il Città di Falconara che si porta sul duplice vantaggio. Considerata l'assenza di Taina Santos per squalifica, qui Ferrara un'altra splendida giocata che spalanca un'autostrada per Pratico. Tocco arretrato, Isa Pereira, controllo, poi il pallone recuperato con l'iniziativa dell'Irpinia, gran gol di Moreira che esulta del campo, una dedica guardando anche alla telecamera, hanno recuperato le ragazze di Battistone. Pato, ultimi scampoli, colpo di tacco, poi Rosso, suona la sirena al pala Vadiali, è quella dell'intervallo, è quella che dice dopo i primi 20 minuti Città di Falconara 2 Irpinia 1. Talita Ziero, Tati fuori, Ferrara può diventare la sua mattonella, quella Taina Santos, Tati, Ferrara traversa, braccia, prova dalla distanza Di Biase, lancio profondo, Isa Pereira, colpo di testa, Falconi in due tempi. Ferrara, Pato, palla di ritorno, Rosso, splendida azione delle Citizens, parata di Falconi, poi Pato. Non so se siete riusciti ad intravedere dalle nostre immagini, qui Pato, Pato, Pato in area di rigore, la mette dietro e Tati risponde all'ammonizione con il gol, ma il gol se l'ha inventato la ragazza in maglia 99, Raffaela Pato Dalmaz, che ha messo praticamente gli sci con anticipo, le ha Ferrara, lancio, Pratico con il tacco ancora per Isa Pereira, altro legno, poi Pratico.
Ribereite, Matijević, DiBiase, Ferrara, Tati, Pereira, palla per Tati in area di rigore, Tati il pallonetto e Pratico sotto porta, si leva uno sfizio niente male, quello della doppietta con un colpo di testa che vale 4-1 per il Città di Falconara. Rimessa laterale, torna Resu. Ziero. Cerca il tiro, deviato DiBiase. Ferrara. Va da sola, riesce a passare con la complicità di Pato. Ferrara. Pallone esce, provato a piazzarla. E arriva ora il suono della sirena che certifica la prima vittoria per il Città di Falconara, che batte 4-1 la neopromossa Irpinia.